Siamo dati Gesù e Maria. Il Vangelo di questa domenica, che approfondiremo in questa omelia, presenta questo passo che da un lato è molto bello, dall'altro anche molto serio, perché molto provocante nei confronti della nostra libertà, e ci presenta la storia di Dio con l'umanità come un banchetto di nozze, un invito a nozze, tema già caro nell'Antico Testamento, come si vede nel profeta Isaia, su cui abbiamo meditato ieri sera, e anche in tutta la letteratura vetero-testamentale. Pensate che il libro del profeta Osea è tutto costruito sull'immagine delle nozze tra Dio e il suo popolo Israele, in cui chi è che commette continuamente adulterio, il popolo Israele, contristando il Signore che continua ad essere fedele nonostante l'infedeltà del suo popolo. Qui Gesù riprende questa immagine per sollecitare una serie di considerazioni che faremo adesso insieme. Io non vorrei, perché c'è chiaramente un livello letterale di questo Vangelo, magari lo dico in un minuto, che fa capire alcune immagini, no? Chi è il re e chi è il figlio? Il re è Dio Padre, il figlio è Gesù. Chi erano gli invitati a nozze che hanno rifiutato? Il popolo dell'antica alleanza, di cui Dio Padre della Chiesa, che addirittura hanno ucciso non solo i profeti ma anche il figlio di Dio. Quindi, dopo questo rifiuto, Dio apre le porte della salvezza a tutti, a pagare, dice, entrino tutti in un luogo, buoni e cattivi. Dopodiché, vedete, arriva la liberazione. Questa veste nuziale fa pensare a qualcosa, alla prima cosa. Che cosa potrebbe essere? Avete mai visto un battesimo? Avete visto la vestina bianca che hanno considerato che ha battezzato? No? Quello è il simbolo della santità che qua va custodita e conservata, perché entra in paradiso chi presenta quella veste bianca. Chi la presenta stracciata o nera non può andare al cospetto del Signore. E questo, diciamo, è il livello letterale, collettivo. Ecco. Poi c'è un livello però che non riguarda di più, che è il livello esistenziale, perché ciò che Dio ha fatto nella storia dell'umanità è nuovamente, questo sempre quando andiamo a parlare di vigno o di cose di questo genere, sempre applicabile alla singola anima di ogni singola persona. E qui entrano le nostre riflessioni personali. Allora, numero uno, quello che il Signore si preoccupa di fare nella nostra vita è persuaderci del suo amore infinito, però trattandoci come interlocutori liberi. Ora, l'immagine delle nozze è un'immagine molto bella, a proposito, qui oggi nella giornata di ricorrenza sono 3 anniversari di matrimonio, poi vedremo il termine della Santa Messa, quindi proprio secondo fatti apposta, no? E ora, le nozze, voi sapete che è il momento della libertà per antonomasia, perché possiamo dire a questi nostri cari fratelli, quando si sono innamorati, si sono fatti la corte, e chiaramente per mettersi insieme sono stati d'accordo l'uno con l'altro, giusto? Per andarsi a sposare hanno espresso un consenso reciproco, d'accordo? Per mantenere la famiglia unita hanno continuato ad essere fedeli a quella promessa che liberamente si sono fatti. Ok? Allora questo già ti fa capire una cosa. Imparare a conoscere, io anche ieri l'ho detto anche ai genitori dei ragazzi del catechismo, d'accordo, che il mio modo di fare il prete, e che ne dica qualcuno, ecco, cerca di imitare lo stile di nostro Signore. E qual è lo stile di nostro Signore? Il rispetto della libertà, chiaramente porta un esercizio responsabile, ma di cui si risponde non davanti a parte, ma davanti a Dio. Allora, io non ti posso costringere a innamorarti di me, non ti posso costringere a stare con me, non ti posso costringere a sposarti con me, devo corteggiarti, farti vedere quanto ti amo e suscitare il tuo amore. È così che il Signore tratta noi, capito? Ecco, qual è però il problema? Che noi dobbiamo dare la possibilità al Signore di farsi conoscere, di farci capire chi è, di farci vedere quanto ci ama. Avete visto, no? Ci li hanno invitati. Che è successo però? Alcuni non se ne sono curati per niente, non importa poco, altri se ne sono andati ai fabbricanti e altri ai propri affari, altri addirittura hanno preso gli invitatori, li hanno gonfiati le botte e li hanno ammazzati. Allora, la prima cosa che noi se vogliamo, dobbiamo fare nei confronti del Signore è aprire il cuore. Ieri, tanto per dire una cosa, ho detto alcune cose ai genitori dei ragazzi del catechismo, dicendo: io queste cose ve le consegno alla vostra libertà, se le capite bene, per il bene dei vostri figli, e se no avete perso un'opportunità. Sapete, si è aperto l'anno pastorale, ci stanno i circostirati,
e le locandine. Io farò qui, come ho fatto sempre, darò tutta una serie di possibilità di incontro con il Signore, certo con la mia miseria, con la mia povertà, ce ne sono tanti altri, ci sono in giro nella chiesa, movimenti ecclesiali, tutto quello che vi fa, c'è internet, capite? Però è chiaro che se una persona chiude completamente la porta, non fa mai l'adorazione, non fa mai l'incontro biblico, non fa mai il catechismo, non fa mai la rosaria, non fa mai questo, non fa niente, non fa mai cammessa magari, ma come fa il nostro Signore a parlarti? È possibile? Capite? Quindi, sì. E perché non ci vai? Perché non ti interessa? Perché c'è altre cose a cui pensare? E Dio, ieri dicevo ai genitori, c'ha tale tanto rispetto della nostra libertà. Lo sapete qual è la conseguenza ultima del rispetto della nostra libertà? Il rischio che si prende il nostro Signore, che poi non è più o meno il pericolo. Qual è il secondo? È l'inferno. Perché se uno viene alla fine e continua a dire no, 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 non mi interessa, no, non mi interessa, no, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, alla fine il nostro Signore dice, non mi hai voluto, te non mi hai voluto. Capite? È una cosa, quindi capite che sullo sfondo ci sono delle cose molto grosse, ci sono delle cose molto serie. Allora la mia domanda è anche che cosa devo fare io? Che cosa devo fare? La prima cosa che devi fare, devi permettere al Signore di parlarti, di farti capire chi è, di farsi conoscere, non presumendo di conoscerlo già. Io neanche posso presumere di conoscerlo già, perché io vi assicuro, l'ho detto altre volte, cioè io sono anni che assicuro che dedico tantissimo tempo alla conoscenza di nostro Signore, tanto, tantissimo, semplicemente perché a suo tempo io provo a partire dalla brocca, d'accordo? Io ero innamorato di un essere umano, d'accordo? Non ho pure sposato, a un certo punto mi sono innamorato da qualcun altro, e quindi è proprio cambiato l'oggetto, quindi io ci ho detto, ma io non penso di conoscere da parte bene nostro Signore che dico sì sì, ormai tanto lo so tutto. Nostro Signore non cessa di sorprendermi giorno dopo giorno, di ammaestrarmi giorno dopo giorno e di portarmi avanti giorno dopo giorno, perché Dio è infinito, non lo conosceremo perfettamente neanche in paradiso, siamo felicissimi, ne godremo di Dio, ma per tutta l'eternità non basterà per conoscerlo abbastanza, perché Dio non è un essere umano. A parte il fatto che Dio vuole chiedere agli sposi, tu sei sicuro che conosci bene tuo amore, tuo marito, al 100%? Sei capace di capire sempre i suoi pensieri, i suoi stati d'animo, i suoi sentimenti, le sue esigenze. Voi capite che c'è una parte di noi che è incomunicabile. Noi siamo immagine di Dio, capite? Quante volte a noi ci piacerebbe sapere tutto quello che c'è, che gli frulla per la testa, quello che sta vicino, c'è chissà che gli frulla per la testa. E a volte, anche se te lo volesse dire, non trova le parole adeguate, perché a volte non conosciamo neanche noi stessi, a volte non comprendiamo neanche noi stessi. E noi siamo esseri umani limitati. Pensa un po', Dio, che è un essere infinito, non umano e perfetto, capito? E noi siamo così a volte ristretti, d'accordo? Perché qui si rivolge sempre a quelli che stanno in pericolo, sono sempre quelli che stanno vicini, sono quelli che spesso non li sapete già tutti, capito? Magari perché hanno come ottima abitudine, per carità, meno male che ci sta, un po' a punto di partenza che mi hanno messo la domenica, d'accordo? Carità, benissimo, viva Dio, oggi già questa è l'eccezione, ma questo non basta per avere una conoscenza adeguata del Signore. E che succede? Quanto più gli apri le porte del cuore, tanto più lui si farà conoscere, tanto più lo conoscerai, prego lui, e tanto più sarai felice. Cioè questo c'è proprio una corrispondenza più univoca. Nella prima lettura, adesso non voglio rifarlo di ieri sera, quando Dio parla di che cosa succede se celebro le nozze, accolgo Dio come mio sposo e inviterà la morte per sempre. La morte del cuore non la conoscerai più, è parola sua. Le lacrime saranno asciugate. Non è che non passerai proprio nella vita, le passerai, ma Dio ti starà sempre a fianco per asciugarti le lacrime. Qui purtroppo sulla terra non te le può togliere tutte, perché alcune ci fanno bene, d'accordo? Siamo in una valle di lacrime, ci fanno bene e Dio lo sa, quindi togliertele sarebbe farti male. Però consolarti, asciugarti le lacrime non lo farà se tu non lo sentirai, capito? E farà scomparire la condizione disonorevole dal paese. È una vita meravigliosa la vita in comune con Gesù, non ti toglie nulla, capite? Non dobbiamo avere paura, ricordate? San Giovanni Paolo II diceva sempre: non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura di questo. Non succede che dici, no, ma se va vicino al Signore poi comincio, questo non si può fare, quest'altro non si può fare, questo è peccato, questo è peccato, questo è peccato. Cioè, questa mentalità è propria di quello che non conosce nulla,
Hai visto quante volte anche il Papa, dicendo una cosa che va rettamente compresa, dice: il cristianesimo non è un codice di precetti, ma è una persona. Perché? Perché se tu incontri Gesù e capisci quanto ti ama, anche i precetti che ci sono, non è che non ci sono, ma non sono delle imposizioni che tu dici: ma questo non si può fare, ma questo non si può fare, ma questo lo devo fare per forza. Questo non è modo di vivere. Cioè tu capisci che anche una norma è un atto d'amore del Signore per te. Cioè ti dice di fare o di non fare una cosa solo perché ti vuole bene. Se la fai o non la fai, non gli importa niente, è meglio e peggio per te, capito? Non è che è meglio e peggio per lui. Dicevo sempre ieri ai genitori, io non so quanto tempo, oggi c'è l'anniversario pure per me, oggi è nato che sto seguendo, d'accordo? Io non so quanto tempo il Signore mi lascerà qua, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 30 anni, non lo so, d'accordo? Però se io quando me ne andassi, avessi raggiunto questo unico obiettivo, unico, cioè aver capito che stare con Gesù e vivere la fede non è fare un favore al Padre Eterno, mazza, oh, ma ora mi è stata domenica, ma ti vado a cartellino, vediamo che cosa mi dà il cambio nostro Signore, come se mi facessi il favore, ma è fare un favore a te. Cioè, hai fatto strike nella vita tu se incontri il Signore, capito? Perché lui non c'ha bisogno di lui, capito? Cioè non è che dice, non è che dice la situazione, lui ci ha creato, per amore siamo noi che abbiamo bisogno di lui, non lui di noi. Se io già passi via da qua e la maggioranza dei sermonetari avesse imparato questo, grande obiettivo, perché vuol dire che anche se non capisco quando me ne andrò, perché dico sempre, non parlo, si vede se ha fatto una cosa di buono, quando se ne va, quello che lascia, non si capisce mentre c'è sta. Quando me ne andrò, le persone continueranno a frequentare, continueranno a cercare il Signore, d'accordo? Perché il Signore non si identifica con me. Io sono una contingenza. Oggi c'è Don Leonardo, ieri c'è Don Giuseppe, domani ci sarà Don, speriamo Don, non Don nessuno, come si chiama, penso che ma Don qualcun altro lo sarà, d'accordo? Ma non è importante quale Don ci stia, è importante che nel tuo cuore ci sia l'amore al Signore, d'accordo? A prescindere dal Don di turno, capito? Ecco, quindi questa è una cosa importante. L'ultima contenzione, la frase che Gesù commenta: molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Questa è una frase da ben comprendere, il discorso della veste nuziale. Allora, che succede? Chi apre le porte poi entra in contatto con il Signore. Ecco, ma qui c'è la famosa frase di Sant'Agostino: Dio che ti ha creato senza di te, ricordatela, questa è una frase importante, non ti salverà senza di te. Aprire le porte al Signore implica l'inizio di un cammino. Cammino del nostro Signore condurrà sempre nel rispetto della tua libertà, senza minarti, senza importi niente. Però ti dirà: figlio mio, oggi è ora che su sta cosa gli dà un taglio. Vuoi dargli un taglio? Sì, benissimo, io ho fatto un passo avanti. No, ho fatto un passo indietro, capite? La nostra vita è tutto un gioco in questo orizzonte, la nostra santificazione. Allora, la chiamata è universale. Avete visto, voi sapete che c'è una disputa, ancora stanno a discutere la congregazione del culto divino. Avete visto la formula della consacrazione del sangue di Cristo? Che ve la ricordo, no? Questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti. State attenti. In latino non dice per tutti, come in italiano, dice pro vobis e pro multis, versato per voi e per molti. Allora, com'è sta storia? Per tutti o per molti? Sapete rispondere, perché guardate che la risposta stanno a far sacco di commedie. Ma bisognerebbe metterci una postilla, sia per tutti che per molti. Allora, versato per tutti secondo le intenzioni di Gesù, cioè Gesù non è che ha fatto preferenze, non è che ha detto a questo lo salvo, a quell'altro no perché mi sta antipatico. No, 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 il sangue di Gesù è versato per tutta la razza umana, tutti, nessuno escluso. Domanda: tutti beneficiano del sangue di Gesù? Tutti lo accolgono? Tutti si lasciano salvare da lui? Purtroppo no. E quindi, non per volontà di Dio, ma per la risposta dell'uomo, questo sangue ha un'efficacia limitata. Cioè non raggiunge tutti, ma raggiunge molti, non tutti. Molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Chi sono i chiamati? I chiamati sono quelli che Dio chiama alle nozze con sé. Quanti chiama Dio alle nozze con sé? Tutti. San Paolo scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Quanti sono quelli che effettivamente si salveranno?
non tutti. Non pensiate che vanno tutti in paradiso contro cosa abbiamo fatto, eh? Ci piacerebbe a tutti quanti che fosse così, ma non è così. E non sarebbe giusto che fosse così. Lo capiamo tutti quanti. Non so chi di voi sarebbe contento. Ci sono degli esempi, insomma, che si fanno in giro. Cioè, se un criminale della parte di tutti i colori senza dare nessun tipo di pentimento, venisse eletto presidente della Repubblica, così, così. E lui non ha dato nessun segno di pentimento, quindi è un boss della mafia e di cui arriva continua a fare un boss della mafia da presidente della Repubblica. Mi sembra una cosa fatta bene. Cioè, assurdo sarebbe, no? Quindi è chiaro che la nostra libertà, e così concludiamo, ha delle conseguenze. Dio ti lascia, sapete quante volte, io quando ero più giovane dicevo sempre al nostro Signore, Signore mio, però a me non mi piace tanto questa cosa, tu costringimi a fare quello che voglio, quello che vuoi tu, io faccio, io rinuncio alla mia libertà, fa tutto quello che ti pare, legami e costringimi. Secondo voi il nostro Signore lo fa? Il nostro Signore non lo fa. Il nostro Signore ti farà capire, se non vuoi capire, sempre quello che vuole da te. D'accordo? E ti darà la grazia di dirgli di sì, se vuoi dirgli di sì, ma è un atto tuo, non lo so. Ecco perché tutta la storia della nostra salvezza, tutto il gioco della nostra conversione sta su questi due fronti: la volontà salvifica di Dio e la volontà dell'uomo che può accoglierla, cooperare oppure respingerla e opporsi. Vediamo Maria Santissima che tanto prega e chiede preghiere. Quando dice pregate per la conversione è questa, che l'uomo apra le porte al Signore, la accolga e comincia a camminare con Lui per avere una vita benedetta qui e una vita beata in cielo. Se questo non lo fa, avrà vita maledetta qui e vita dannata dopo. Non ci sono altre alternative. Chiediamo al Signore che ci conceda la grazia di comprendere queste cose, di aprire il cuore a Lui, di considerarlo un amico, un innamorato, uno che sa soltanto portarci e darci del bene, non uno di cui avere paura, non uno da cui difenderci, non uno che non voglia da respingere e estromettere dalla nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.